Nuovo sopralluogo questa mattina nell'appartamento di Via della Robbia, dove lo scorso 26 agosto fu uccisa Maria Venazio de Souza. Per il delitto in carcere il casentinese Federico Ferrini, reo confesso. Un accertamento richiesto dalla difesa del giovane questa mattina all'interno della palazzina, assieme ai due consulenti incaricati, un criminologo e una biologa, al loro fianco gli agenti di polizia. Noi chiaramente non avevamo mai visto il luogo, quindi insomma sono anche emerse delle cose nuove che i miei periti ora dovranno analizzare, perché ancora non abbiamo avuto completo accesso agli atti, quindi ci sono anche delle cose nuove che andranno valutate, interessanti, quindi vediamo un pochino. Un sopralluogo per chiarire dunque alcune dichiarazioni contraddittorie emerse durante l'interrogatorio del 37enne di fronte al GIP, in particolar modo per quanto riguarda il movente. Ferrini ha infatti sempre parlato di un ricatto da parte della 60enne brasiliana, che gli avrebbe chiesto denaro per non rivelare le sue frequentazioni con il mondo della prostituzione. Si punta poi a far piena luce anche sulla dinamica del delitto. L'uomo ha raccontato di aver ucciso Maria nell'appartamento con una spranga di ferro, di averla poi legata per il collo al letto ed infine di essersene andato in auto. Abbiamo trovato delle evidenze che si presume siano state mappate, aspettiamo di vedere gli atti per l'appunto che ancora non conosciamo, che vanno nella direzione, sono compatibili diciamo anche da quanto affermatoci dal nostro assistito, quindi a un certo punto evidenze a livello biologico. Tracce ematiche presumibilmente è difficile, bisogna rimanere sempre molto superficiali, non in quello che diciamo ma veramente nella valutazione. Comunque effettivamente relativamente a quello che ci ha raccontato Ferrini ci sono degli elementi che sono compatibili se non altro con quella che è la versione, quindi continueremo a lavorare, aspettiamo di conoscere bene gli atti per poi esprimerci meglio sulla dinamica. Quindi tracce ematiche in quale stanza? Nella camera da letto in particolar modo, ma anche nel corridoio. Né nella macchina né negli indumenti di Federico Ferrini infine sarebbero state trovate tracce ematiche della vittima. A livello scientifico, quindi, per quanto mi riguarda, ancora un contatto tra i due non c'è stato. Devo valutare gli ultimi risultati.